Buonasera amici dello Psycho Racing Team, buonasera a tutti e ben ritrovati. Martedì sera, come appuntamento ormai fisso, Psycho Day, tutti i martedì e tutti i domeniche e tutte le domeniche sere. Scusatemi per la gaffe. Domenica sera purtroppo per problemi di server non siamo riusciti a farli, quindi andiamo a recuperare oggi la Psycho Day, che doveva essere domenica sera, scusate. Qui, siccome i piloti è già un po' che si stanno riscaldando, io direi di far partire le... Ah, sta entrando qualcuno. Attendiamo che entri Jack. Lobby questa sera non molto affollata. Attendiamo che entri l'ultimo pilota e poi, come dice la mia amica Ginger, diamo fuoco alle ceneri e si parte. E cominciamo con un Sardegna C al contrario. E questa sera, come ciliegina sulla torta, gli ho messo solo l'obbligo di utilizzo gomme, solo medie. Bene, ci siamo, via, si parte con le qualifiche. E vai che si va, 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 via. Iniziamo con le qualifiche della Psycho Day di questa sera. Da domenica la Psycho Day si trasformerà dal mese di febbraio in un campionato mensile, ovvero si andranno a sommare tutti i punti dei vari piloti che partecipano alla domenica sera e al martedì sera al Psycho Day, e poi a fine mese ci sarà la classifica generale. E intanto andiamo a vedere chi sarà il primo pilota che andrà a fare il giro veloce. Non lo vedo. Eccolo qui. Il primo, Gabriele, ovvero il Psycho Racing Team Condo 62, il primo che andrà a lanciarsi per il giro veloce. E come vi stavo dicendo poc'anzi, da mese di febbraio abbiamo deciso di trasformare la Psycho Day in un campionato mensile. Quindi chi totalizzerà più punti durante il mese di febbraio, a fine mese sarà il vincitore della Psycho dei mensili. Tanto il primo è il Condo, che si è appena lanciato per il giro veloce. Andiamo a vedere che tempo andrà a fare. E intanto in pista becca subito un secondo e mezzo di penalità il Condo. Questa sera andiamo a vedere i piloti in pista. Vi presento ovviamente quelli che conosco. Come vi ho detto, il primo è Psycho Racing Team, il Condo. È un ritrovatissimo Simolive 77, appena entrato nel Psycho Racing Team dopo un po' di tempo che non lo si vedeva nel mondo del Gran Turismo. Ecco, qua già vedo una scorrettezza e questo è uno da eliminare. Provvederò subito poi ad eliminarlo. Simolive da Venezia è rientrato su Gran Turismo e subito è entrato nello Psycho Racing Team. Poi Psycho Racing Team abbiamo anche il bello, bravo e simpatico Yas in pista questa sera. Jane è il nostro grande Frank Candy, anche lui porta colori dello Psycho Racing Team. Eccolo qui, il nostro livreista, il nostro Ferrier, anche lui porta colori Psycho Racing Team. Diciamo il 90% delle livree, 80% delle livree che vedete dello Psycho Racing Team sono fatte proprio da lui, da Ferrier. E poi qua, da San Marino, il mio segretario, lui è tutto ciò che si studia, legge, scrive regolamenti. Il mio ormai braccio destro Eric 89. E andiamo subito qui a vedere, intanto pole provvisoria per lo Psycho Racing Team. Eccolo qui, non ho ancora presentato Vanix, ovvero Nico.
Va largo in quella curva, Nico. Tanto Old School che va a prendersi la seconda posizione provvisoria. Eric provvisoriamente in terza posizione. Andy in quarta posizione. Quinta posizione per ora abbiamo bravo, bello e simpatico Yas. Jaina in sesta posizione. E il nostro Fenrir in settima posizione. Simolive in ottava posizione. E il Kondo che proprio questa sera non ne vuole sapere di rimanere in pista. E poi Jack, anche lui attualmente con 1 secondo e mezzo di penalità. Chiederete come mai ho messo la penalità a muro. Ve ne accorgerete in gara 2. Cioè, scusatemi, già in gara 1 capirete il perché ho messo le penalità del muretto, cosa che non ho mai messo nella classica Psycho Day, questo tipo di penalità, ma questa sera ci vuole, questa sera ci vuole, poi capirete più avanti perché, ma ci voleva questa sera. Intanto Vanix va a prendersi la seconda posizione provvisoria. Vanix Yas, il bravo, bello e simpatico Yas che va a strappare la pole di Vanix. Yassino stasera è in super forma, attenzione perché questa sera Yas sembra scatenato. Vediamo se Vanix gli risponde subito. Quasi salta, quasi prende volo, decolla la sua 458 Italia. Attenzione, Andy, scatenatissimo Andy, prende una bella pole con un 57.673. È il nostro Fenrir, anche lui da San Marino, va a prendersi la seconda posizione. Stava abbassando il suo tempo, ma va a sbattere, va a colpire il muro. Era un tempo da pole per Fenrir, peccato per lui, ha bruciato il giro con questa picchiata a muro. Tanto Yas è scivolato in terza posizione, in quarta posizione, attenzione, il Kondo va a prendersi la seconda posizione. Ottimo, questa sera sono in forma questa sera i piloti. Attenzione Andy, Andy, Yas, seconda posizione per lui in questo momento, quando ormai mancano all'incirca 3 giri alla fine di queste qualifiche. Vedere intanto un po' in giro che sta succedendo. Kondo rimane sempre lì. Andiamo a vedere Vanix se rinuncia al tentativo di polo, seppure attenzione, Vanix Fucsia. Rimaniamo su Vanix, vediamo se riesce ad andarsi a prendere la pole. Grande Vanix, vediamo se riesce. Vediamo. Ultimi metri per lui e niente da fare per lui. Si è migliorato, ma non ha perso tantissimo nel secondo settore. Vanix. Andiamo a vedere il Kondo, eccolo! Kondo strappa la pole a Frank Andy. Vediamo se ora Andy va a rispondere all'attacco del Kondo. Molto ben cucito Andy.
leggere e perde in uscita di curva leggermente largo, mette le ruote sulla ghiaia Andy. Intanto il Kondo, onde evitare danni, rientra in box. Riesce in questo momento il Kondo, gomme nuove, gomme fresche per lui, quando ormai manca penso un giro, massimo due, alla fine di queste qualifiche. Old School intanto va in quarta posizione, Yas in quinta posizione e perde anche lui qua. Vanix scivolato in sesta posizione. Attenzione Ferrir, sale in seconda posizione Ferrir per un non nulla. Pole position per Ferrir all'ultimo giro. Riesce ad andare a prendere la pole. Ottima prestazione di Ferri. Attendiamo la risposta del Kondo. Attendiamo. Niente da fare per il Kondo. Ferri mantiene la pole. Tanto facendo quattro conti mi sa che siamo ormai all'ultimo giro o al penultimo al massimo, in 10 minuti girando con una media di 57-58 a giro, e infatti ultimo giro Ferrir e si migliora l'ultimo giro Ferrir. Eric 89 va a prendersi la seconda posizione, ultimo giro che per Eric, ultimo tentativo, attenzione Fuchsia alle ultime curve, vediamo se riesce a strappargli la pole. Lotta in casa sammarinese per la pole questa sera. Largo Eric. Lungo in staccata. Andiamo a vedere se ha perso tantissimo oppure riesce a conservare il tempo migliore. Nulla da fare per Eric e siamo ormai a qualifiche chiuse per tutti. Quindi la pole sarà Ferrir per pole position, seconda posizione Eric 89, terza posizione per il Kondo, Old School in quarta posizione, quinto Vanix, sesto Frank Candy, settimo Yas, Simolive in ottava posizione, Jane in nona posizione, chiude la griglia Jack che sta effettuando in questo momento l'ultimo giro, ma davanti a sé si trova tutti i piloti che ormai sono a fine giro, quindi per lui nulla da fare. Bene, subito veloci come delle faine, andiamo subito a farci la foto e poi andremo a impostare subito il primo circuito. Primo circuito di questa sera. Bene, intanto modifichiamo postato dall'host e andiamo a scegliere il circuito. Ora voi adesso capirete il perché ho deciso di mettere le penalità muretto. Fatemi cercare prima di tutto il circuito. Vabbè, l'ho perso. No, possibile, dai, su. No. Eccolo qua. Eccolo qui. Il perché ho deciso di mettere la penalità muretto. Ora attendiamo l'iscrizione di tutti i piloti e poi andremo a formare la griglia di partenza.
E mentre attendiamo che i piloti si iscrivano, rieccoci, rieccoci, rieccoci. Intanto c'è un nuovo ingresso, quindi Corrado che partirà dal fondo della griglia. È arrivato anche Tisk Ezio, è arrivato anche lui, partirà anche lui dal fondo della griglia. Attendiamo le iscrizioni di tutti i piloti e poi andremo a formare la griglia. Manca Tisk Ezio e Corrado, andiamo a fargli accelerare i tempi. Ezio, iscrizione effettuata, manca Corrado. Andiamo a rinnovare l'invito a mettere l'iscrizione, diversamente dovremo purtroppo farlo uscire dalla lobby. Ultimo avvertimento, ultimo avvertimento, ecco, Corrado ha abbandonato la stanza, bene, e andiamo a preparare la griglia di partenza, quindi pole position per Fenrir, inseguito da Eric 89, terzo posto per il Kondo. Al quarto posto Old School, quinto posto Vanix. Frank Candy. Yas. Simo Live. Jane. Jack e Tischezio. E via, fuoco alle polveri. Old School chiede come mai è Psycho Day. Sono 5 circuiti, tutti diversi, tutti a sorpresa. E via. Pronti? Fenrir in prima posizione, qui andiamo a vedere che succederà in curva 1, se faranno qualche disastro, se tutto andrà liscio. Io mi auguro che tutto vada per il meglio. Tanto ottimo scatto di Eric. Questo è il motivo per cui avevo messo le penalità muro, perché altrimenti tanti facevano i furboni facendo le curve ad alta velocità usando il muro come, diciamo, appunto d'appoggio e tenere l'acceleratore al massimo. Ed ecco la prima penalità. Tanto Eric, che riesce a prendere il largo, è inseguito dal Kondo. Vanix in terza posizione, Andy con un secondo e mezzo in quarta posizione, inseguito da Jane. Quinta posizione per Ferrir, sesta posizione in questo momento per Ferrir, che va a scontare le penalità. Vanix è riuscito a mantenere la terza posizione. Tanto Tischezio là dietro, Jack, Old School, Simo Live, che in questo momento sta tallonando Fenrir. Tanto qui davanti, guerra tra Jane e Andy. Uno scatenato Yas, che è risalito già in quarta posizione.
Yask in questo momento alle calcagna a Ferri, scusatemi, Andy. Yas sembra avere una marcettina in più, leggermente più veloce, un passo gara più veloce qui. Molto importante qui non andare a toccare il muretto. Infatti là davanti vedete Vanix ha ripreso ancora il muretto, quindi 1 secondo e mezzo di penalità, 3 secondi in questo momento, quindi Yas sicuramente riuscirà ad andarsi a prendere la terza posizione. Tanto Eric anche lui con 1 secondo e mezzo di penalità. E sicuramente il Kondo ne approfitta e infila in maniera celestiale il Kondo e va a prendersi la testa della gara. Intanto Yas in terza posizione, ma attenzione che c'è un terzetto qui dietro, composto da tutti e 3 piloti Psycho Racing Team, Yas, Vanix, Andy. Un McLaren e 2.458 Italia. Attenzione, Yas, prima penalità per lui, penalità anche per Vanix. Andy invece pulitissimo. Circuito molto impegnativo questo, peraltro da affrontare con gomme solo medie. Tanto Yas, attenzione Yas, Vanix. Tanto lì davanti Eric, ancora 1 secondo e mezzo di penalità. Ma torniamo qua dietro. Anche Andy, anche lui con 1 secondo e mezzo di penale. Vanix, lunghissimo. Vanix e Andy prendono 3 secondi di penalità in questo momento. Scontano la penalità e quella vera la meglio è Yas che allunga. E il Kondo che riesce a prendersi quei 2 secondi e mezzo di vantaggio su Eric. Si sente leggermente più tranquillo ora. Yas, controllo, ma prende comunque 1 secondo e mezzo di penalità. Torniamo qui davanti sulla testa della gara, dove il Kondo riesce a prendersi 3 secondi e mezzo di vantaggio. Distanzia Eric, alle spalle di Eric Vanix, ma ha 1 secondo e mezzo di penalità e attenzione perché Andy, rimontato in quarta posizione, si è praticamente quasi incollato a Vanix. 3 secondi in questo momento di penalità per Vanix, quindi Andy sente già il sapore del podio. Quando siamo al penultimo giro, terza posizione in questo momento per Andy. Attenzione, old school e Fenrir come due cannoni, due missili terra-aria. Attenzione, che old school si sta lanciando all'inseguimento di Andy. Inseguito da Ferrir. Deve stare molto attento Andy a difendersi bene, a non commettere errori, perché Old School sta arrivando veramente veloce. Intanto Andy al momento, giro veloce di Andy, sfiora il muro. Grande controllo di Andy, tanto qui davanti il Kondo ormai sente suo il podio, il gradino più alto del podio, ormai se lo sente in tasca, il primo gradino più alto del podio di questa sera. Sembra che il Kondo se lo vada a portare a casa tutto lui.
Attenzione, un secondo e mezzo di penalità per il Condo. Ora tutto starà a vedere all'arrivo come andrà a finire. Tanto Andy, che in questo momento è tallonato in maniera minacciosa da Old School. Siamo all'ultimo giro, ci vogliono nervi saldi, tanto sangue freddo per Andy, deve solo controllare quel poco che ha di margine. E vediamo, e ce la fa Andy. Andy riesce a mantenere la terza posizione. Condo che si aggiudica la prima gara, gara 1 della Psycho Day. Attendiamo. Andiamo subito a fotografarci l'ordine d'arrivo. Perché per chi non se lo ricorda, Psycho Day, gara 2, la griglia sarà in ordine invertito rispetto a. Sarà invertita, scusate, rispetto all'ordine d'arrivo di gara 1. E quindi andiamo a impostare gara 2. E no, quello anche no, ma anche no. Eh sì, questo ci sta. Ci sta. Attenzione, attendiamo che entri Jack. Vediamo Jack se rientra oppure ha deciso di abbandonare. Intanto abbiamo un altro arrivo in The Mix 01. Attendiamo l'ingresso di Jack per andare a modificare il circuito di questa sera, cambiare circuito. Forza. E vediamo se me lo fa modificare. Tanto io prima avevo scelto. Ah sì, è vero, questo. No, dai, facciamoglielo fare normale questo, dai, su, facciamo i bravi, sentiamoci buoni. Sentiamoci buoni. Ok, tutto a posto. Ok, grill. Abbiamo impostato il nuovo circuito Dragon Trail Circuito Giardini. Attendiamo l'iscrizione dei nostri amici. Nel frattempo, intrattenimento. Thank you.
in gara 3. Ezio intanto va a festeggiare. Noi prepariamoci subito. Sono perso via, come dice qualcuno, mi sono un attimino imbelinato e dicevo, andiamo a pensare che gara fargli fare. Allora, questa no, dov'è? No, l'avevo vista l'altra sera, mi sono detto, questa qui ci starebbe bene. Arrivo, devo solo pensare. Eccolo qua. No. Eccola. Cosa ha combinato, ragazzi? Mi sono addormentato come una scimmia. Questa. E mentre attendiamo che tutti i nostri piloti. Bene, rieccoci. Ti aspettiamo che arrivino gli ultimi ritardatari. Yas e Old School mancano. Andiamo a spronarli un attimino. Teniamo solo Old School. Ci siamo. E andiamo a preparare la griglia. Inde Mixto ha lasciato il colpo. Quindi Jane ha mollato anche lui. Jack, si sono ritirati tutti, ragazzi. Kondo che parte in pole position e Vanix in seconda posizione. Pidu parte in terza posizione, Simo Live in quarta, Andy, abbiamo perso Andy, eccolo qua. Poi abbiamo Eric 89, Old School. Yas, Fenrir e Ezio. E ci siamo. E 3, 2, 1 e via. Si parte per gara 3. Willow Spring International. Circuiti che mi è venuto. Se c'è una lampadina per la prossima gara, ragazzi. Ve la dico perché può essere che qualcuno.
E via, si parte per gara 3. Ottima la partenza del Kondo. E intanto là dietro vedo un Ferrier andare lungo. Tanto Kondo, Vanix e Pidu. E attenzione, circuito poco utilizzato questo da noi, di da pochi conosciutino come pilota. Pidu, che rimonta di Pidu, che va a prendersi la seconda posizione. E largo Pidu, tanto Kondo, prima posizione, Eric, seconda posizione, seguito da Vanix. E Simo Live, che al momento è in quarta posizione. Tanto Old School tenta di rimontare, si porta alle spalle di Simo Live in questo momento. Bella, bellissima questa ripresa dall'alto, ci fa vedere che Simo Live sbaglia quella curva e viene passato sia da Old School che da Tischezio. Tanto il Kondo qui davanti sembra averne più di tutti. Eric 89, alle sue spalle un Vanix, ma sta arrivando Old School. Attenzione, perché Old School non sta per andando per niente piano, eh. Tanto Ezio rimontato già in quinta posizione. Ricordiamo Ezio partito dal fondo della griglia. Quanto le gare saranno, le griglie di partenza comunque verrà sempre fatta, messa in ordine invertito rispetto all'ordine d'arrivo della gara precedente. Quindi Tischez, avendo vinto gara 2, in gara 3 è partito dall'ultima posizione. E intanto Vanix larghissimo e Old School ne approfitta e va a prendersi la terza posizione. Old School che si lancia in questo momento all'attacco di Eric. Quando siamo al terzo giro, tanto Kondo là davanti che controlla la grande. Eric anche lui tranquillo, cerca di mantenere il suo passo gara. Di nuovo, nuovamente largo, larghissimo Vanix. Tischezio va a prendersi la quarta posizione, ma attenzione che c'è mezzo secondo di penalità per lui. Quando ormai sta per iniziare il penultimo giro, leggermente largo il Kondo, riesce a mantenerla dentro Eric. Gravissimo errore per Eric, quasi entra nei box Eric. Attenzione Andy su Simo Live, in staccata ne ha la meglio Simo Live. Attenzione che sta arrivando Pidu, che si porta all'interno di Andy, riesce a portare a termine il sorpasso, chiude subito quel piccolo varco lasciato da Andy che va largo. Tanto Pidu si porta ora all'attacco di Simo Live. Tanto qui davanti il Kondo.
questo momento inseguito da Old School. Ezio in terza posizione, Simo Live in quarta posizione, in questo momento è attaccato da Piddu. E va Piddu a farsi vedere, a farsi anche sentire, dando una bussatina. Esce male Andy, molto bene Piddu, Simolai, leggermente largo Andy. Tanto ultimo giro per il Kondo. Old School alle sue spalle. Tanto si sta facendo a largo Old School, larghissimo. Riesce comunque a mantenere la seconda posizione. Ezio in terza posizione in questo momento a mezzo secondo di penalità, il Kondo ormai all'ultima curva. E va a prendersi altri 25 punti per il Kondo, secondo podio, secondo gradino più alto del podio per lui. Old School finisce la gara sulla sabbia e si va a prendere 18 punti. Terzo Ezio che si porta a casa altri 16 punti. Pindu in quarta posizione, grande rimonta per Pindu dopo l'errore in gara 1. Scusatemi, è il primo giro, sono un po'. Mi sento un pochino paperoso stasera. Il Luca Giurato mi sento, Luca Giurato, Luca Giurato, Luca Giurato mi sento. Ferri era entrato in box. Sicuramente ha sbagliato l'ultima curva, è andato largo, quindi ti porta ad entrare in box. E andiamo subito a preparare gara 4, se non sbaglio, giusto? Gara 4, sì. Prepariamo gara 4, la penultima gara della serata. E io gli farei fare, visto che stasera mi sento buono, più o meno. Questo. Stasera mi sento particolarmente in buona. Bah, non so come mai cosa mi sta succedendo. Mi sento molto psycho questa sera. Tendiamo la modifica della stanza. Tendiamo che si iscrivano tutti i piloti. Manca Old School e Yas. Tanti nuovi ingressi. Pavel. Arrivato anche lui. Teniamo l'ingresso di Pavel. Manca Pavel all'iscrizione. Pavel, iscrizione.
Forza ragazzi, altrimenti non posso andare a formare la griglia di partenza. Tanto Fenrir parte in pole position. Eric 89 in seconda posizione. Andy in terza posizione. Simo live. Vanix, Yas, Pidu, Tischezio. Old school, il condo. Andiamo a vedere se tutto è rimasto perfetto. E via che si parte. Via, si parte per gara 4, si torna in Italia, circuito Lago Maggiore. Via, partiti! Grande scatto di Tischezio dalle retrovie che si porta subito lì in quinta posizione, se non sbaglio. Attenzione, curva 1 molto pericolosa. Gestisce molto bene Fenrir. Eric, terzo Vanix, inseguito da Andy. Arriva comunque anche l'inglese che si porta all'interno. Ci prova Yas a portarsi l'attacco sull'inglese. Riesce Yas. Portare a termine il sorpasso leggermente largo Eric. Yas si va a prendere la seconda posizione. E ora è qui, sono testa a testa tra Yas e Eric per la prima posizione. Vediamo chi avrà la meglio. Yas in esterno. Molto cucito Eric e arriva anche Vanix. Perde ben 3 posizioni Yas, 4 posizioni in questo momento. Attenzione perché Wilson va a prendersi la terza posizione. Errore di Eric che esce molto largo in curva 1. E Wilson, larghissimo Enzo da dietro. Andy rimonta in seconda posizione. Terzo Yas, ma con mezzo secondo di penalità. Arriva Vanix all'interno, infila Yas. Si gira Vanix, perde il controllo in uscita di curva. Forse una toccatina con Eric, che con Yas, che molto sportivamente si ferma e lo attende. Intanto Aiden prova a dare l'attacco di Eric. Andy che mantiene comunque la seconda posizione in questo momento. Oh, è arrivato il nostro Banana Crash.
Forza Cristian, entra in party, vieni a commentare con me, ormai manca soltanto gara 1, l'ultima gara, scusami, gara quindi 4, no, gara 5 manca, giusto? Fate i conti giusti? Sono fulminato come una biscia stasera. Questa è gara 4, sì, quindi poi ne mancherà ancora una. Forza Cristian, salta dentro. Tanto Wilson lì davanti sembra averne 3 marce in più di tutti. Andy comunque sta cercando di cucire il più possibile, di contenere i danni. Eiler dietro arriva con la sua Mazda, è inseguito in questo momento da Eric 89. Quando siamo ormai all'ultimo giro di gara 4. Ultima curva per Wilson. E va a vincere gara 4, inseguito da uno strepitoso Andy. E terzo l'inglese. E si chiude anche gara 4. No, non siamo in 16. Non siamo in 16. Hai visto che ce l'hai fatta Vinzia. Bravo, bravo Ansia, anche lui è arrivato. Tanto andiamo a modificare la stanza. Che gli faccio fare a questi ragazzacci? Che gli faccio fare? Via. Ho scelto 3, 2, 1, boom. Cristian, Cristian, tutte le mie piste sono decenti. Psycho Day. Rieccoci, 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 rieccoci qua ancora, teniamo l'iscrizione degli ultimi piloti e poi andremo a formare la griglia di partenza. Manca di Zeorli, iscrizione, grazie. Attendiamo, appena si iscrive, tanto sta rientrando anche il Condo. Thank you.
Attendiamo Kondo e Macarius. Intanto andiamo a preparare la nostra griglia di partenza. Quindi Old School che parte in pole position, sì, è arrivato ultimo, Old School. E mi sa che ha abbandonato Old School. Old School ha abbandonato, quindi parte Vanix in pole. Inseguito da Tisk, in seconda posizione parte Ezio. Terza posizione Simo Live. Pavel. Pidu ha abbandonato Fenrir. Eccolo qui alle spalle di Pavel. Kondo. Yas. Didi. Eric 89, eccolo già pronto. Andy Wilson. E via, si parte per la quinta ed ultima gara della Psycho Day di questa sera. Che succede? Si è bloccata la stanza, ecco no, che si parte. Via, partiti! Parte molto bene, ti scherzo. Vanix in seconda posizione, inseguito da Pavel. Intanto qualche contatto nelle retrovie. È Wilson che si fa sotto nuovamente minaccioso, ma Pavel all'interno su Vanix riesce a portare a termine il sorpasso. Ti scherzo. Scatto fulmineo per lui. E Wilson, partito dall'ultima posizione, si è già portato lì alle spalle di Ezio. Attenzione, Wilson in questo momento è alle sue spalle Pavel e Vanix in fase di rimonta.
Simo Life alle prese, cercando di difendersi dall'attacco dell'inglese Ayler. Intanto Vanix in questo momento attaccato sia da Fenrir che da Simo Live. Tanto devo dire che normalmente io conosco gli inglesi come i più scorretti, ma questa sera fortunatamente in lobby ne abbiamo tre e sembrano persone molto corrette, a differenza dei classici inglesi che si trovano nelle gare quotidiane. Ho visto che la manovra di Ayler nei sorpassi molto pulito, uguale come di Zero. Cosa mi fa molto piacere. Tanto Ezio sta per effettuare queste parte guidata. Ricordo che stasera utilizzano tutti solo gomme morbide. Ezio va a prendersi mezzo secondo di penalità in questo momento. Tanto qua dietro c'è il duello tra Wilson e Paver per la seconda e terza posizione. Sembra guadagnare qualcosina Wilson qui nella parte guidata, ma poi subito gli si fa sotto Paver. Inizia l'ultimo giro, signori. Qui tutto sembra normale nelle retrovie, niente da segnalare per il momento. Ansia, eccolo. Nostro amico Fioli di Loto, Vanix, un secondo di penalità per lui. Torniamo qui davanti, dove ancora è accesa la battaglia per il secondo posto tra Pavel e Wilson. Attenzione che Wilson, mamma mia, sta spingendo mica da ridere, eh? E va a vincere Ezio, si porta a casa altri 25 punti, 18 punti per Wilson e Pavel i suoi primi 16 punti. Ora vado a farmi un rapido conteggio. E abbiamo una classifica, signori. Andiamo subito a comunicarlo ai piloti. E termina la sua gara anche il nostro Christian. Nostro Banana Crash.
E andiamo subito a comunicare. Vince la Psycho Day di questa sera Disc Ezio con 66 punti. Al secondo posto abbiamo il nostro Kondo con 50 punti. Abbiamo perso ancora il Kondo? Abbiamo perso il Kondo. Abbiamo perso il Kondo. E al terzo posto con 43 punti, Wilson. Ebbene, signori, la classifica l'abbiamo fatta, abbiamo comunicato chi è il vincitore della Psycho Day del martedì sera e a me non resta altro che augurarvi a tutti una buona notte e ricordarvi e rinnovarvi l'appuntamento a domani sera qui sullo Psycho Racing Team per la gara del campionato interno del team TISC. Signore e signori, è stato un piacere, vi auguro una buonanotte e a domani sera. Ciao a tutti, dallo Psycho Racing Team e da me, che sono io, ovvero TRT Mr. Marvel. Ciao ciao!